Le tortine sono pronte adesso? Ma se non hanno nemmeno cominciato a cuocere. Oh, forse dovremmo davvero usare un pochino di magia. Ho un'idea migliore. Perché nel frattempo non andate a giocare fuori? Io vi chiamerò appena le tortine saranno pronte. Oh, ma dobbiamo proprio? Pensate a qualche gioco divertente da fare. Il fatto è che io non ho nessuna voglia di giocare oggi. Ma questo è assurdo, perché tu hai sempre voglia di giocare. Divertitevi! Vorrei che quelle tortine non ci mettessero così tanto a cuocere. Sì, anch'io. Nel frattempo, cerchiamo di giocare a qualcosa, che ne dici? D'accordo. Ti va bene, ce l'hai? A me piace. Sì, va bene. Però devi assolutamente seguire le regole. Non usare la magia. Come vuoi. Allora ce l'hai. Dai, vieni a prendermi. Tanto non ci riesci. Stai correndo troppo veloce. Non posso farci niente. Gli elfi sono bravi a correre veloce. E io sono un elfo. Però non è giusto. Le fate non possono correre veloce come gli elfi. D'accordo, allora salterò su un piede solo. Vieni a prendermi. Sei ancora troppo veloce. Va bene, allora rimarrò immobile. Ti ho preso! Ciao, Holly! Ciao, Ben! Vieni fuori a giocare con noi, Holly! Mi dispiace, Fiore. Non posso venire fuori a giocare. Perché no? Daisy e Poppy sono con me. Quindi dovremo giocare nel cortile. Oh, sono così dolci e così minuscole. Non sono affatto dolci. Bacchetta magica! Vuoi tenere la mia bacchetta? Ecco, guarda, come brilla! No, Fiore! Gatto gattino! Miau! Ah, a quanto vedo i vostri amici hanno portato un bel gattino. Miau! Ecco, quella è Fiore. Ha imprestato a Daisy la sua bacchetta. Ho capito. Bel gattino scompari, Fiore riappari. Uno dei vostri amici è stato trasformato in insetto. Chi è? No, mammina. Questo è Gastone, la coccinella. Nessuna trasformazione, è proprio così. Ah, certo, ovviamente. Ciao, Gastone. Ascoltate. Le gemelle sono ancora piccole, quindi per favore state attenti. Va bene, Regina Cardo. E non fatele mai uscire dal cortile del castello. Sì, mammina. Divertitevi. Wow, le tue sorelline sono davvero scatenate. Lo so, sono una vera minaccia. Quindi tieni la tua bacchetta al sicuro, Fiore. Andiamo, sono così dolci e minuscole. Sono sicura che Daisy non voleva trasformarmi in un gatto. Miau, miau! Allora, a che gioco volete giocare? Che cosa ne dite di nascondino? Giocare! Tata, prova un'altra formula magica. Oramai mi resta solo la formula blocca magia. Però quella viene usata esclusivamente per le emergenze regali. Io dichiaro questa un'emergenza regale. Pioggia, fulmini e saette, vento del nord, soffia ancora. Formula blocca magia, io ti ordino di agire ora. Oh, ha funzionato. Urrà! Tata Susina, dov'è il nostro cibo? Mi dispiace, ho dovuto bloccare tutta quanta la magia. E questo include anche il nostro magico picnic. Certo che è strano. Il mio cibo invece è ancora tutto qui. Sì, perché non è stato creato con la magia. E per fortuna ce n'è abbastanza per tutti quanti. Sei gentile, Ben. Ma Tata Susina, tu hai detto che le fate non mangiano il cibo degli elfi. È vero, grazie per avermelo ricordato, principessa Holly. Possiamo divertirci anche senza il picnic. Sediamoci e godiamoci il panorama. Oh, no, no.
Squisito! Io però ho un pochino di fame. Anch'io? Non credo di aver mai mangiato cibo degli elfi prima d'ora. Vuole assaggiarne un pezzo, Riccardo? Oh, grazie, Ben. Molto buono. Il cibo degli elfi è squisito. È vero, hai ragione. Tata Susina, provalo anche tu. Oh, volentieri, vostra maestà. Eseguo, visto che è un ordine regale. Ed ecco subito un altro ordine regale. A tutti i picnic delle fate dovrai sempre invitare un elfo. È davvero fantastico. Comunque non avresti mai dovuto perderla in ogni caso. Sì, Tata Susina. Allora, Ben, immagino di doverti ringraziare per aver trovato la bacchetta. In realtà è stato facile. Ritengo che sia giusto darti una ricompensa. Ho saputo che vorresti un nuovo cappello. Ecco... Sì, il cappello sarà il mio modo di ringraziare Ben. No, ti prego, non disturbarti. Resta immobile, Ben. E tu, Holly, muovi la bacchetta delicatamente. Sì, Tata Susina. Abracadello, Ben avrà un nuovo cappello. Wow, ha funzionato! Basta solo controllare la bacchetta. Grazie, è un bellissimo cappello da cowboy. Ben, grazie per aver trovato la mia bacchetta. E scusa se non ho avuto fiducia nel tuo piano. E a me invece dispiace di aver dubitato della tua formula magica. Oh no! Il cappello magico ha fatto diventare Ben blu! Allora come sto? Io credo che il tuo vecchio cappello ti stia decisamente meglio. Sì, anch'io. Abracadabrola! Credi che la tua mamma noterà la differenza? Può darsi. Forse dovremmo mettere degli altri brillantini. No, Ben. Abbiamo provato ad aggiustarla, ma non ha funzionato. Dobbiamo andare a chiedere un incantesimo a Tata Susina. Ok, dai, andiamo dalla tata. Ecco là la tata. Coraggio, chiedile un incantesimo. Tata, per favore, ti posso fare una domanda sugli incantesimi? Una domanda? Naturalmente. Tata, una mia carissima amica per sbaglio ha rotto una cosa e ora vorrebbe aggiustarla. Mi insegni un incantesimo? Conosco questa tua amica. No, lei è un folletto e abita molto, molto lontano. Tu non la conosci affatto. Era una cosa speciale quella che la tua amica ha rotto? Sì. Sei proprio sicura che non l'abbia fatto apposta? No, è stato un incidente. Non volevo romperla davvero. Oh, capisco. Sei tu che l'hai rotta. Oh, tata, ti giuro che non volevo. Devi credermi. Non è poi così grave, non preoccuparti. Invece sì, è molto grave. Non essere sciocca, non avrai mica rotto la teiera della regina. Che cosa avete rotto? Esattamente quella. Oh. La mammina ora diventerà così triste. Però l'abbiamo aggiustata. Beh, credo sia tutto a posto allora. Sì, ma vedi, non è esattamente uguale a prima, purtroppo. Oh. Ti prego, puoi ripararla, tata? Passiamo alla prima gara di oggi! La corsa! Guarda, c'è Ben! Ai vostri posti! Pronti? Via! Viva Toyota! Avanti! Correte, forza! Vai, Ben! Forza, corri, Ben! Non riesci a sentirmi! Sta tranquilla, ci penso io. Scusa, posso? Grazie. Prova con questo, principe Holly. Forza! Ben! Che c'è? Vai così, Ben! Corri veloce! Le mie orecchie sono molto delicate. Scusami, vecchio saggio elfo!
Bravissimo, bravo! Parla di l'elfo, è il vincitore! Oh no! Ben è arrivato ultimo! Oh, perbacco! So che gli elfi ci tengono moltissimo a vincere le gare! Ma perché hai gridato in quel modo, Holly? Stavo solo cercando di aiutarti a vincere! Io stavo vincendo! Ma sentirti gridare così forte mi ha deconcentrato! Mi dispiace, Ben! Non ti preoccupare! Non tutto è perduto, potrai vincere la prossima gara! A tutti gli atleti! Siete pregati di prepararvi per la prossima gara! Il salto in alto! Tu sei molto bravo nel salto in alto! Sarà una passeggiata, vedrai! Lo spero tantissimo! È quello che spero anch'io! Non è piacevole un elfo arrabbiato! La prima atleta in gara è Lizzy l'elfo! Vostra maestà? Lei deve essere la signora strega di cui ho sentito tanto parlare. Vi prego, lasciatemi spiegare. Per la sua intelligenza, la sua bellezza e cortesia. Oh! Per non parlare della sua ottima cucina. Gradite un dolcetto ai vermi? No, la ringrazio. Ho sentito dire che ha congelato tata Susina. Sì, è vero. Ma... Capisco perfettamente perché abbia dovuto farlo, mi creda. Davvero? Tata Susina può essere un po' scortese alle volte, ma dipende dalla sua scarsa intelligenza. Ah sì? Beh... Sono sicuro che essendo così intelligente e sapendo che la tata non è totalmente consapevole delle sue azioni, la lascerà andare per questa volta. A parte questo, confesso che ho bisogno che la tata cucini per me. Potrei farlo io, vostra maestà. Molto gentile, però... Stavo proprio facendo bollire qualche dente di drago. Ho comunque bisogno che la tata ritorni. Certo, capisco. Solo un momento. Ringrazia la strega per l'ospitalità. Ti ringrazio per l'ospitalità. Arrivederla, signora. Conoscerla è stato un piacere immenso. Il piacere è stato mio, vostra maestà. Arrivederci. Arrivederci. Papà, non hai sgridato affatto la signora strega. E ha addirittura detto alla strega che era bella, mentre è orribile e puzzolente. Oh, Ben, c'è un tempo per dire a qualcuno che è brutto e puzzolente e un tempo per essere... gentili. Dire cose gentili alla gente ti può portare molto lontano. È bello riaverti qui, tata Susina. Ti ringrazio. Guardate, una strega. E libri su come funzionano le cose. Wow, questo è un razzo. Ci sono libri che parlano di musica. Oh, musica per ottoni, per elfi, che bello, è la mia preferita. Ci sono libri sugli animali. Oh, polli, molto interessante. Libri che parlano di ortaggi. Oh sì, adoro gli ortaggi, specialmente i piselli. Puoi trovare qualsiasi risposta se guardi nel libro giusto. Ah, ecco, ci siamo. Un libro sulle stelle. Lì dentro ci sarà la risposta? Scopriamolo. Allora, siete tutti comodi? Sì, Regina Cardo. Nelle notti serene possiamo vedere le stelle brillare nel cielo. La luce che vediamo provenire da ogni stella è minuscola, un piccolo puntino luminoso. Riusciamo a vederlo solo perché il cielo è così scuro. Nero! Il cielo di notte è completamente nero! Sì, è vero, Holly. Ma quando arriva il mattino e sorge il sole, il cielo diventa più luminoso e le stelle scompaiono. Ma mamma, non sappiamo ancora dove vanno! Non si spostano, restano lì. Cosa? Continuano a brillare nel cielo, solo che noi non le vediamo perché il cielo è troppo luminoso. Certo, è chiaro. Sì, lo sapevo. E poi, quando il sole tramonta e il cielo ridiventa scuro, possiamo di nuovo vedere le stelle. Quando il sole tramonta, è così ovvio. Quindi, papà, dove va il sole al tramonto? Beh, ma... dov'è che va? Questi libri di sicuro risponderanno alla domanda, vostra maestà. Urrà! In
intendevo dire, dà un'occhiata attraverso la porta della soffitta. Ah, ecco. Un'altra mappa. La X è sul fiume. Andiamo! Aspettatemi! Oh, siamo tornati dove siamo partiti. Dove sarà questo tesoro? Ehi, zio, che cosa dice l'indovinello? Su e giù e da una all'altra parte. È qui che mi nascondo. Svelate le mie carte! La sua nave va su e giù e anche da una parte all'altra. Sì, la nave! Quindi è lì dentro che è nascosto il tesoro. Esatto, ci siete arrivati. Eccolo qui, miei prati. Grazie a tutti voi per il vostro prezioso aiuto. Ma siamo tornati al punto di partenza. Il tesoro era sulla nave fin dal principio. Beh, non ci siamo divertiti, forse? Sì, Capitan Barbarossa! A me è piaciuto molto. In un certo senso è stato divertente. Il divertimento è l'unica cosa che conta per un elfo pirata. E io sono un elfo pirata! E adesso devo tornare a navigare per tutti i sette mari. Arrivederci, zio Barbarossa. Arrivederci, Barnaby. Arrivederci, a presto. Arrivederci. Issare la randa, Polly. Leviamo l'ancora, barra a babordo. Ah, all'arrembaggio. Che stiamo aspettando? Il mare ci chiama. Quando sarò grande, voglio diventare un pirata. Anch'io! Sei a casa, tesoro, che bello! Oh. Hai passato una giornata piacevole! Come mai sei così piccolo? Perché Daisy e Poppy si sono comportate molto male! Ci hanno fatto diventare piccolini! Lo vedo! E dov'è Tata Susina? L'hanno trasformata in quella bambola lassù! Schiacciala il pancino! Bambola Susina, dolce piccolina! Cambiami il pannolino. Ho capito. Ho chiamato la mia mamma perché venisse ad aiutarci, ma non è andata molto bene. E dov'è la tua mamma? Sono quassù, Vostra Maestà. Oh! Le gemelle hanno fatto un incantesimo anche a tutti gli altri elfi, purtroppo. Quali altri elfi? Dove sono andati? Siamo tutti qui, Vostra Maestà. Siamo invisibili. D'accordo. E tutta questa confusione è opera di Daisy e Poppy? Esatto! Va bene. Facciamo tornare le cose alla normalità. Vada subito via tutta questa magia! Buonasera. Come state, Vostra Maestà? Allora, volete dirmi che sono andata via soltanto un giorno e che tutti quanti voi non siete stati in grado di badare a due bambine? Sì. Abbiamo fatto del nostro meglio, mamma. Ma le due gemelle sono così vivaci, non danno mai ascolto. Pensandoci meglio, non sono state così tremende. Si sono solo divertite un po'. Già. Sono sicuro che se doveste assentarvi di nuovo, Regina Cardo, la prossima volta ce la caveremo. Perfetto, perché tornerò a trovare mia sorella tra una settimana. Oh, no! Pronto? Qui è la signora Elfo. Pronto, signora Elfo. Mi scusi, lo so che è un po' tardi, ma questa è un'emergenza. Abbiamo bisogno di Ben. Subito! D'accordo. Ben, sembra ci sia un'emergenza al piccolo castello. Dobbiamo recarci lì immediatamente. D'accordo! Arrivano gli elfi in soccorso! Chi ti aiuta se sei nei guai? Chiama gli elfi e te la caverai! E noi che cosa siamo? Noi siamo elfi! Urrà! Guardate, quello là è il mio robot! Oh, rimettimi subito giù! Oh! L'elfo, padrone! Oh, ma si è scaricato! Urrà! Cosa può essere successo perché il robot giocattolo si comportasse in modo così strano? Temo proprio che sia stata colpa della mia chiave magica. Ah, una chiave magica.
Che cosa mi hai portato, Gastone? Questa è la chiave del robot! Ottimo lavoro, Gastone! Ben, sei sicuro che sia una buona idea? Andrà tutto bene! Ah, questo sì che è il robot giocattolo che ricordavo! Sì, è fortissimo! Help, 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 help! Riesco a sentire le loro voci, stanno ridendo e sento anche qualcos'altro! Non dobbiamo assolutamente entrare! Ma insomma, quanta esagerazione per questa energia magica dai poteri straordinari! Tranquilli, ci penso io. Buona fortuna, mia coraggiosa e dolce Susina. Che cosa riesci a vedere? Delle cose spaventose. Arrivo, Tata, Barbarossa alla riscossa. Ecco i bambini sani e salvi. Resista, Tata Susina. Ce l'abbiamo fatta! E in salvo adesso, mio dolcissimo pasticcino! Ho visto delle cose terribili in mare, ma niente, niente paragonabile a quello che ho appena visto in questo posto! Ed ecco perché cerchiamo di tenere la porta chiusa! Ottimo! La festa è finita e comunque è andato tutto abbastanza bene! Manca ancora la gelatina! Dobbiamo mangiare la gelatina magica! Gelatina magica! Gelatina magica! Ehi, va bene, Tata, però cerca di non farne troppa questa volta! Guardate, gelatina magica! È un buon segno, significa che la festa è quasi finita! Ciao, Lampone, ti sei divertita alla festa? Sì, mammina! Tarquinio, ringrazio per l'invito! Grazie tante di avermi invitato! È stato un piacere! Ciao, Ortica! Au, mi appunto di nuovo! Presto ci sarà il compleanno di Lampone. Abbiamo saputo che per questa festa avete chiamato qualcuno che ci sa fare con i bambini. Sì, eccolo qui. Le presento il grande mago. Io... Fantastico! Ci vediamo tutti alla festa di Lampone, allora. Ha funzionato? Non lo so, magari non l'ha capita. Sta accadendo qualcosa! A quanto pare gli è piaciuta! Forza! Avanti tutta! Sì, capitano! Ci siamo riusciti! L'elfo pirata Barbarossa e la sua ciurma hanno fatto ritorno! È un trionfo! Urrà! Quindi ha recuperato il tesoro? No. La nave, almeno? No. Allora, in che senso questo viaggio è stato un trionfo? Beh, non siamo dentro un grosso pesce. In questo caso, congratulazioni. Ma è un peccato che abbia perso il suo tesoro. Ma non l'ho perso, so benissimo dov'è. E nessuno lo troverà mai nella pancia del grande grosso Barry. Questo è vero. Ma certo che lo è, mio piccolo tenero albero da frutta. Oh, Tata Susina! Qual è la barzelletta che hai raccontato al grande Barry? Cosa dice un pesce quando vede la stella marina? Oh, io non la so. Cosa dice quando vede la stella marina? Oh no, c'è lo sceriffo! Non è molto divertente. Sì, lo so. Non fa ridere neanche un po'. Ma i pesci trovano divertenti le cose più assurde. Hanno dei cervelli molto piccoli. Cosa dice un pesce quando vede la stella marina? Oh, l'ho capita! C'è lo sceriffo! Ma certo, è geniale! Controllo missione razzo degli elfi, mi sentite? Come stanno andando le cose? Tata Susina ha aperto il portellone e adesso purtroppo si è persa nello spazio. Oh, accipicchia, che peccato. Beh, non importa, la missione deve continuare. No! Dobbiamo prima salvare Tata Susina! Oh, immagino che dovremo farlo. Salverò io la Tata! Ti aiuto anch'io! Perfetto, vi ho legati tutti con questa corda. Non verrete risucchiati via, siete pronti? Pronti! Arriviamo, Tata Susina! Tieniti forte! Tieniti forte? A che cosa, scusa?
Oh no! Non possiamo raggiungere la data! Signor Elfo, la corda non è abbastanza lunga! Oh no! Mi sono persa nello spazio e non sono nemmeno riuscita ad andare in bagno! Ecco, prendi il tuo lasso, Ben! Grazie, papà! Sta ferma, Tata! Adesso cercherò di lanciare questo lasso attorno alla tua vita! Ecco fatto! Evviva! Bravo, hai salvato Tata Susina! Ti ringrazio, Ben. Ringrazio tutti quanti per avermi salvata. Che le serva da lezione, Tata Susina. Le porte devono restare chiuse. Volevo dare un'occhiata in giro. Adesso, per favore, non lo faccia più. Questa è una missione seria. C'è in gioco l'onore degli elfi. Mi dispiace moltissimo. Ora non toccherò più niente. Parola d'onore di fata. Ottimo. Adesso allacciatevi tutti le cinture. La nostra prossima fermata è la luna! Oh, che bello! Prima arriveremo lassù e prima potremo fare insieme un picnic! Glielo ripeto un'ultima volta, Tata! Non faremo nessun picnic sulla luna! Questa avventura continuerà nel nostro prossimo episodio. Un picnic sulla luna. Puoi riaprire gli occhi? Adesso! Sorpresa! Avevo detto niente festa di compleanno! Questa non è una festa di compleanno, caro. È vero, è soltanto una festa a sorpresa. Oh, beh, allora in questo caso... Buon comple... voglio dire congratulazioni, Vostra Maestà. Vi abbiamo eletto migliore re del mondo. I nostri complimenti! Oh, vi ringrazio. E adesso è il momento del fuoco d'artificio. È più grande di una carota. Oh! Ah! Adoro i fuochi d'artificio. E adesso, Vostra Maestà, la banda degli elfi suonerà una canzone molto speciale in vostro onore. Umpa! Umpa! Il vecchio re Cardo è un re molto vecchio e tutti ormai lo sanno. Al vecchio tutti gli auguri faranno. Buon, buon, buon compleanno! Naturalmente, re Cardo, la canzone non parla affatto di voi. No, è stata scritta per un altro re, Vostra Maestà. Che vive molto lontano da qui. Un re che compie gli anni proprio oggi. In questo caso è davvero una bella canzone. Urrà! Andiamo, papà! Vieni a ballare con me! Oh, oh! È divertente! Tata Susina, io ho ancora un po' di fame. Sì, anch'io. Non c'è problema, con la patata, la carota, la cipolla, i piselli e il formaggio ho preparato dell'ottima zuppa. Squisita! Questo vapore è più che squisito, ovviamente, ma c'è anche un'altra portata, per caso? Sì, anche se sono piuttosto sazia. Ora assaggerei volentieri qualcos'altro. Io invece mangerei molto, molto di più. Ma che cos'è questo profumino invitante? Mi sembra proprio che arrivi dalla cucina. Questa zuppa è davvero squisita, Tata. Sì, è squisita. Salve, Tata. Cosa stanno mangiando? Della zuppa di verdure. Il profumo è davvero invitante. L'ho preparata con degli avanzi. Non è certo un piatto di nouvelle cuisine. Non credo vi piacerebbe. Ne posso assaggiare solo una cucchiaiata? Direi che ha un gusto così gustoso. La posso assaggiare anch'io? Sì, anch'io. Anch'io! Squisita, è così nutriente! Eccezionale, Tata! Avrei un annuncio da fare. Tata Susina? Brava, sei veramente la miglior cuoca di tutto il mondo! Oh, vi ringrazio, siete molto gentili. Adesso, che cosa desiderate per dolce? Qualcosa di leggero oppure il mio budino all'arancia? Budino all'arancia!
Ah, adoro l'autunno. Però mi sono perso il giorno delle ghiande. Uff, una ghianda! Splendido! Da dove arriverà? Vostra maestà! Buttate subito via quella ghianda! Uno scoiattolo parlante! Fate come vi ho detto! Vostra maestà! Ah, vecchio saggio elfo, cosa ci fai qui? La ghianda, vi prego, vostra maestà, è molto pericolosa! È assurdo! Come può una ghianda essere pericolosa? Questa ghianda non può far male a nessuno! Un'altra ghianda! Questo è il mio giorno fortunato! Era previsto che succedesse? Beh, no, non esattamente. Ma il castello è un ottimo posto per immagazzinare le ghiande per l'inverno. Che cosa è successo? Dove mi trovo? Buon giorno delle ghiande, papà! Non l'avete perso dopo tutto! Come mi libero di tutte queste ghiande, vecchio saggio? Avrete bisogno del costume da scoiattolo! Cosa? E come funziona? Indossate il costume e gli scoiattoli vi copiano! Ah, capisco! Ok, indossa il costume, tata! Su, andiamo, coraggio! Felice giorno del... Ah, un bozzolo! Sì, papà! E Betty il bruco si è nascosta lì dentro! E quando verrà fuori, sarà capace di volare! Perché sarà diventata... un uccello! A dire il vero, i bruchi normalmente non si trasformano in uccelli. Si trasformano in rani, allora? No, nemmeno in rane, no. Scusate, in che cosa si trasformano? Buongiorno, Betty. Sembra la stessa. Guardate, ha le ali! Wow! È diventata una farfalla! Betty la farfalla! Guardate! Stanno volando tutti insieme! Betty sembra molto felice! Vieni, andiamo da loro! Ora tutti quanti possono volare! Ma io no, io non posso. Ben, credevo che gli elfi fossero molto bravi a usare le coccinelle per volare. Avete ragione! Gli elfi possono stare sul dorso delle coccinelle! E io sono un elfo! Gastone! Grazie, Gastone! Decolla, decolla! Evviva! È ora di cena! È ora di cena! Le campane! Le campane! Devo regolare le lancette dell'orologio. Ma quella è solo Tata Susina! Che cosa vuoi dire? La tata suona la campanella ogni sera, quando arriva l'ora di cena. E come fa tata Susina a essere sicura che è ora di cena? La sua pancia inizia a brontolare. Cosa? Vuoi dire che ho sempre regolato il grande orologio degli elfi in base al brontolio della pancia di una fata? Sì! A quanto pare la pancia di tata Susina è estremamente precisa. È davvero ora di cena. Ciao, Ben. Ci vediamo domani, Holly. E la splendida principessa visse per sempre felice e contenta. La storia è finita. È ora di dormire, Holly. Ma papà, non ho ancora sentito il verso del gufo. Ed ecco il verso del gufo. E poi il feroce drago mangiò la strega. Così tutti quanti vissero per sempre felici e contenti. La storia è finita. È ora di dormire, Ben. Ma mamma, la mia sveglia non ha ancora suonato.
Hai sentito? L'ha fatto adesso. Buonanotte, Holly. Buonanotte, Ben. Che strano. Dov'è finita la porta? Quando siamo usciti c'era. Nessun problema. La farò riapparire. Holly Cardo, questa è opera tua? Certo, papà. Hai detto che alle rane serviva l'acqua, così ho fatto una piscina tutta per loro. Questo è troppo! Devi portarle via subito! Oh. Via, Ranocchie! Ciao! Oh. Ciao, Holly! È tutto ok? No! Papà ha detto che devo rimandare le mie rane nello stagno, ma loro non se ne vanno! Ci serve subito un piano intelligente per convincerle a spostarsi. Gli elfi sono bravi nel fare i piani. E io sono un elfo! Quale sarebbe il piano intelligente? Giocheremo alla cavallina. Tu salti sulla mia schiena e io salto sulla tua. Opla! Opla! È bello, ma a cosa serve? Opla! Opla! Guarda! Ci stanno seguendo! Opla! 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 Siamo arrivati! È lo stagno! Bel lavoro, Ben! Grazie al cielo le rane non sono più al castello! Sai, papino, mi mancheranno! Non preoccuparti, principessa Holly. Un giorno le tue rane torneranno. Perché? Le rane tornano sempre nel posto in cui sono nate per deporre le uova. Oh! Evviva, non vedo l'ora! Oh, santo cielo! Guarda quanto è salita la marea! Ben, Holly, scendete da lassù, subito! Non possiamo scendere, l'acqua è troppo alta! Holly, prova a volare fino alla riva, presto! Ok! No! C'è troppo vento per volare! Holly, credo sia il momento di usare la magia. Certo, mi basterà agitare un po' la bacchetta. Oh, ma dov'è finita? La tua bacchetta è qui, Holly. Ora te la lancerò, d'accordo? Ma c'è il rischio che finisca in mare. Sta tranquilla, Holly. La signora Elfo è davvero insuperabile nel lanciare le cose. E io sono bravissimo nel riceverle. Ok. Bacchetta, sta tranquilla. Ti prenderà! Sei pronto, Ben? Sì, mammina! 1, 2, 3, lancio! Via! Urrà! Grazie, Ben! Adesso è il momento di fare una magia! Sole, sabbia e mare, sulla spiaggia facci atterrare! Urrà! Urrà! Brava, Holly! Sono felice di riaverti con me, Bacchetta. Ero sicura che Ben ti avrebbe presa al volo. Grazie, Holly. E io ero sicuro che tu ci avresti salvati con la magia. Il salvataggio è stato una perfetta combinazione di magia delle fate e abilità degli elfi. Allora, alle abilità degli elfi! E ovviamente alla magia delle fate. Cestino magico, questa volta voglio la gelatina molta, molta, molta! Oh, tenetevi forte! Funziona! Urrà! Razzo degli elfi a controllo missione. Ci stiamo dirigendo dritti al piccolo regno. Grazie alla gelatina magica. Urrà! Molto presto saranno a casa. Signor elfo, fai atterrare il razzo nello stagno delle rane, per favore. Ricevuto. Non riesco a vederli.
Eccoli, arrivano! Attenzione, state indietro! Calare il gommone! Siamo a casa! Finalmente, bentornati! Siamo arrivati fin sulla Luna. La nostra missione è stata un completo successo. Grazie alla superiore intelligenza degli elfi. Grazie alla mia magia, vorrei dire. Cosa? Senza la mia gelatina magica saremmo ancora sulla Luna. Sì, d'accordo, Tata. Non discutiamo di ogni minimo dettaglio. Basta dire che le conoscenze degli elfi ci hanno portato sulla Luna e la magia delle fate ci ha riportati indietro. La limonata si è trasformata in acqua! Ma perché ha fatto una cosa simile? Quella non è magia. È una magia sicura e prudente. No, è uno schifo magia. Perché? In cosa l'avresti trasformata? Che ne dici di questo? Ah, hai usato la magia fuori dalla nostra sala con l'auto! Oh, quello è un limone. Volevo mutarla in una rana. Tata Susina! La mia bacchetta ha qualche problema. Senti che rumore! Oh, sì, hai proprio ragione. Non è il suono giusto. Quanto è passato da quando l'hai fatta revisionare? 10 anni almeno. Le bacchette andrebbero revisionate ogni anno. Ecco, prova adesso. Sì, così va molto meglio. Tata, hai trasformato il vecchio saggio in una rana. Sì, Holly, esatto. Hai intenzione di ritrasformarlo? Devo farlo, purtroppo. Ti do il permesso, torna a te stesso. Bene, ottimo. La tua bacchetta adesso funziona perfettamente. Non aspettare altri 10 anni per portarla a revisionare. Sì, vecchio saggio elfo, mi dispiace. Grazie per aver riparato la mia bacchetta, vecchio saggio. È stato un piacere, principessa Holly. È così bello riaverti con me, bacchetta. Ti prometto che d'ora in avanti ti tratterò sempre con estrema cura. Sì, ma non sbatterla contro la roccia. Si sente malissimo, vecchio saggio. Ma tata Susina, hai idea di che ore sono adesso? Non ti ho chiamato per sapere che ore sono. Siamo in una grande casa e la finestra è chiusa. Ho bisogno che gli elfi ci aiutino. Ho capito. E quanti elfi ti servono? Tutti quanti. Siamo entrati da quella finestra, però adesso è chiusa. Fatto, ve l'ho aperta. Grazie, Lucy! È stato bellissimo conoscerti, anche se non avremmo dovuto svegliarti, scusa! Non importa, ora farò finta di dormire. Ciao, ciao! Ho visto che avete svegliato la bambina. Non l'abbiamo fatto apposta, tata! Oh, non fa niente, tanto si svegliano sempre. Elfi in soccorso! Elfi in soccorso! Allora, dov'è questa finestra che dobbiamo aiutarvi ad aprire? L'avete appena attraversata. Ma questa finestra è aperta, non è chiusa. Sì, ci siamo arrangiati. Non ci serve più il vostro aiuto, scusa. Scusa? Hai appena trascinato fuori dai loro letti tutti quanti gli elfi del regno. Silenzio! Non puoi abbassare la voce. Ma certo che posso! Gli elfi sono molto bravi ad abbassare la voce. E noi siamo elfi! No! Ed ecco perché non esistono elfi del dentino. Voi siete troppo rumorosi. Va tutto bene, Lucy. Abbiamo sentito un rumore. È tutto a posto. Sta dormendo. Potete uscire adesso. Era ora. Buonanotte, Lucy. Ci vediamo presto. Ciao, Ben. Ciao, Holly. Potreste darci un passaggio? Sono un po' troppo stanca per volare. Salite a bordo. Io mi arrendo. Sono difficili da prendere. Ma questo piccolo
uccellino è molto affamato. Dobbiamo assolutamente trovare la sua mamma. Di solito le mamme uccello arrivano quando i piccoli le chiamano. Ma non cinguetta abbastanza forte. Tata, usa la magia, fallo cinguettare più forte. Sì, subito. Rendilo all'istante un uccellino gigante. Oh no! Hai usato la formula magica sbagliata! L'uccellino sta diventando enorme! Non ho sbagliato affatto. L'ho reso più grande, così cinguetterà più forte. Non preoccupatevi, l'incantesimo non durerà molto. E quanto durerà, Tata Susina? Potrebbe svanire tra un minuto, o una settimana, o... L'incantesimo è svanito! E la mamma uccello sta arrivando! Urrà! Che cosa ha detto? Ha detto grazie di tutto e ciao ciao! Ciao ciao! Tata, io ho un po' di fame! Sì, anch'io! Anch'io! Allora vi andrebbero dei gustosi vermicelli?